Buonasera. Perdonateci se saremo rapidi, ma abbiamo l'anno. Non c'è nessuno dei nostri. Buonasera, mister. Dopo che l'hanno detto ieri, non si presenta nessuno. Ma come mai? Proveremo a cercare di farle qualche domanda a noi da Genova, magari. Non è la stessa. Eccolo. Uno. Risultato giusto. Che tutti i giorni prova a buttare a pelare ogni osa, eccolo. Adesso poi le passo. Gli è andata male Ancoci. Beh, allora se c'è qualche polemica tra romanisti lascio lo spazio al collega. Allora. Io faccio la domanda. Chiedevo solo invece se per mister, per lei è risultato giusto questa partita? Non lo so, io faccio i complimenti alla mia squadra e dico che ha giocato una buona partita, poi lei saprà giudicarlo meglio di me, faccio complimenti alla squadra e metto in evidenza quello che è, poi il carattere che ha messo, quelle che sono le qualità, i valori che hanno messo dentro questa partita, che io ogni tanto gli avevo anche criticato ai miei giocatori, invece oggi sono state le armi per poter vincere anche la partita. Me lo suggerisca lei, è giusto? Ma la Roma assolutamente non ha rubato niente, ha giocato una buona partita, meglio nel primo tempo a mio avviso che nel secondo. Non ho visto a tutti gli effetti un grande Genoa, come non ho visto, devo dire, a tutti gli effetti neppure una grande Roma. Perfetto, va bene, sono d'accordo con lei. Lascio lo spazio a qualche collega. Sul piano della prestazione è mancato forse soltanto il gol per chiudere la partita, anche se poi la Roma ha sofferto secondo me solo gli ultimi 10 minuti quando il Genoa è venuto avanti e hai fatto quel cambio tattico aggiungendo Manolas ai difensori, no? Sì, a quel punto lì loro avevano cominciato a buttare palla dritto per dritto, la fisicità di Piniglia a far cascare palla dentro l'area, forse delle occasioni da poter sfruttare meglio c'erano anche capitate, erano state possibili. Non dovevamo abbassarci così tanto nel finale della partita, dovevamo continuare a stare quei 10 metri più alti come avevamo fatto, dovevamo continuare a pressare, però poi un po' di fatica l'avevamo fatta e quei 10 minuti finali sono anche capibili, ecco. Secondo tempo peggiore del primo tempo, avevamo tutte le carte in regola per continuare a fare come abbiamo fatto nel primo tempo. Un'altra domanda? Prego. Buonasera. Sì. Retroattiva, mi hai riconosciuto. Toglimi una curiosità, non ci credo che tu ieri possa aver detto che il Genoa ti faceva paura fisicamente. Ma io guardo le partite, per cui quando guardo Genoa-Milan, quando guardo Genoa-Juventus, perché poi la Roma dovrebbe avere quella caratura di grande squadra e vedo la forza, l'impeto che hanno messo dentro queste partite qui, ne guardo 3 o 4, ne guardo, e quelle 3 o 4 ho guardato, gli si riconosce questa qualità che è una continuazione del lavoro di Gasperini, perché viene a giocare contro il Genoa di Gasperini, sai che cosa ti aspetti. Juric è uguale, cioè viene a giocare contro, è un allenatore che ha questa dote caratteriale, si vede che la trasferisce, si vede come lui, basta guardarlo, poi qualche calciatore si conosce, qualche cosa si sa, per cui quello che è la caratteristica di un allenatore che sa trasferire ai giocatori si riesce a percepire oltre che vederla poi analizzando le partite, e quando la Juventus dopo mezz'ora sta 3-0, cioè una squadra che non ha qualità non vince dopo mezz'ora 3-0 alla Juventus, ecco. Allora, mister, mi stai dicendo che cambiando solamente un uomo a centrocampo può crollare il castello del Genoa, la mancanza di Rincon oggi? No, io volevo fare complimenti ai miei calciatori. Rincon è un gran calciatore, però poi il Genoa ne ha tanti e ha questa tradizione di squadra che lotta sempre fino all'ultimo secondo e gli si riconosce anche quest'anno. Ecco, proprio per questo io volevo dire che noi abbiamo fatto una grande partita
in una situazione in generale tempestosa, perché per le qualità dell'avversario, per la forza, per il campo che non è dei migliori, e la partecipazione del pubblico che si sa com'è, abbiamo portato a casa 3 punti importanti, insomma. Ecco. Grazie. Grazie a tutti. Grazie. Hanno vinto tutte. Un po' sporco, che cosa? Con l'autogol, dico, vincere 1-0 con un autogol, un campo difficile, come dicevi prima, è fondamentale anche per la fiducia, per rimanere in scia. Sì, è fondamentale rimanere poi aggrappati al carro vincente, perché hanno vinto tutte. L'Inter ha vinto, la Lazio ha vinto, stasera ci sono altre partite, ma posso migliorare. Qui se perdi una partita rimani dietro, poi è difficile, perché bisogna portare a casa risultati.